Infatti ci troviamo in località annunziata tra il comune di Aquino e Piedimonte San Germano. Oggi 15 giugno 2008, all'inizio della settima edizione della festa della mietitura e della trebbiatura. Oggi vedremo come un tempo si mieteva il grano solo con la forza delle braccia. Durante la giornata saranno anche esposti macchine agricole degli anni 40 come il Landini Testa Calda L25. La festa continuerà nei giorni 10, 11, 12 e 13 luglio. Ci troviamo in compagnia del signor Gioacchino Costa, responsabile della festa della mietitura e della trebbiatura. Che significato ha dato a tale manifestazione? Ma il significato è che oggi è tornato di attualità, di grande attualità, la sovranità alimentare e la sicurezza alimentare. Oggi un quarto del popolo mondiale soffre la fame. E quindi tornare a produrre in modo buono. Sia con la falciatrice che con il faccetto, per formare le famose fascine. Queste vengono legate dai signori con semplicemente un filo di grano che viene strappato da terra. Forse è proprio una tradizione. Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Raccoglieremo l'amore, l'amore, l'amore. E sentiremo il calore dei raggi del sole su di noi. E tra le spighe dorate avrai la mia estate ed il mio cuore. Quando la trebbia finita sarà e scenderà l'imbrunire il casolare. Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Avrai la mia estate ed il mio cuore. Quando la trebbia finita sarà e scenderà l'imbrunir, nel casolare potremo tornare fino al ritorno del dì. Andiamo a mietere il grano, il grano, il grano. Profumano l'aria intorno a noi, ci scambieremo. Ci troviamo in compagnia dell'assessore Antonella Di Gennaro alla tutela dell'ambiente, dei rifiuti e dell'igiene. E cosa ne pensa della Fiera Corta? Innanzitutto buongiorno a tutti, sono felicissima di essere qui come ogni anno. Questa festa, al di là del mio assessorato, che mi permette probabilmente di dare un contributo, sicuramente un contributo maggiore alla nostra cittadinanza, ma la partecipazione a questa festa per me ha un valore particolare. Ci vengo sempre molto volentieri e quest'anno, come sempre, affronteremo un problema, un argomento che secondo me è particolarmente di attualità, che è quello della filiera corta. La filiera corta è un sistema che permette la vendita diretta dal produttore al consumatore. Vi invito tutti, spero di vedervi tutti quanti.
risplende la luce del tuo volto, Padre, sulle case, sui campi, e benedice e accompagni tutti coloro che lavorano la terra, nel tempo della semina e del raccolto, nella mietitura e nella vendemmia. E la benedizione di Onnipotente scenda su di voi, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Benvenuti a questa settima manifestazione della mietitura e trebbiatura. È il settimo anno che si tiene qua in questa zona, grazie al comitato che si prodiga ogni anno per la buona riuscita. Quest'anno vediamo, come anche l'anno scorso, tantissimi mezzi, le nuove attrezzature a confronto con quelle vecchie di una volta per la lavorazione della terra. Quindi ogni anno rievochiamo questo momento, questo particolare momento, per portare all'attenzione l'innovazione nell'agricoltura. Oggi tratteremo in una tavola rotonda dove esperti ci parleranno della filiera corta. Quindi ecco, parte pure l'inno di Mameli dalla base musicale. Prego, signori, facciamo un grosso applauso a Domenico Novella. Dichiariamo ufficialmente aperta la quarta giornata Festa della Mietitura e Trebbiatura, edizione 2008. Buona giornata, signori, buon lavoro e buon divertimento. A questa sera.